Loro hanno sempre paura di te. Sì, ripeto, loro hanno sempre paura di te. Perché non ti sembra veritiero? Forse perché sbraita, perché urla, perché ingrossa la voce? Beh, ha visto che quello funziona. Lo fa per tenerti in riga. Così come anche il silenzio punitivo, così come anche il senso di colpa, così come anche il ricatto. Sono tutte dinamiche per tenerti nel ruolo desiderato. C'è uno che abbocca all'esca e l'altro che si abitua a questa situazione. Ecco perché in questo video voglio riflettere insieme a voi su quattro situazioni. Voglio fare quattro riflessioni per far sì che si prospetta una tua indipendenza, per far sì che tu riprendi in mano il tuo ruolo senza timore e senza, soprattutto, rendicontare a nessuno. Entro subito nel tema e vi dico, la primissima riflessione deve iniziare con cosa posso fare per far sì che l'altro, puntini puntini. Anche perché se tu ti fai prendere in giro, se tu accetti e tolleri la mancanza di rispetto dell'altro, vuol dire che tu invii dei messaggi all'altro che gli permetti tutto questo. Vuol dire che tu invii dei messaggi all'altro tipo sì, trattami male, sì, puoi mancarmi di rispetto, sì, non puoi cambiare l'altro se non decidi di cambiare là dentro di te. L'altro non è che noi possiamo lamentarci perché l'altro non cambia, perché l'altro mi manca di rispetto, ma sei tu che gli devi insegnare che non ti deve mancare di rispetto. Sì, sicuramente ci costa fatica, sicuramente bisogna esercitarsi, non è che arriva da un giorno all'altro, no? Che tu dici sì, io basta, non gli permetto più, no, non succede questo. Sicuramente ci vorrà del tempo, sicuramente ci vorrà tutto il tempo che magari tu fino adesso hai insegnato tutt'altro. Non è mai tardi però a mettersi alla testa e condurre se stessi, non è mai tardi, come dire, togliersi dalla custodia protettiva dell'altro. Non è mai tardi assumersi la responsabilità dei propri comportamenti. Perché devi ascoltare ancora le persone maleducate? Perché devi star lì a sentire le loro provocazioni, le loro triangolazioni, le campagne diffamatorie su di te? Sei tu forse quello di cui stanno parlando? No, non sei tu quello di cui stanno parlando. Perciò non dare attenzione, non orientare la tua energia su queste persone. Sai perché ti prendono di mira? Sai perché prendono di mira certe persone? Perché tu hai un valore elevato, perché tu hai un'energia diversa da loro, perché tu vibri in modo diverso, perché tu hai un'energia positiva, perché tu sei una persona onesta. Un altro punto importante invece, il secondo punto, la seconda riflessione, è che non hai bisogno della loro approvazione, non hai bisogno dei loro applausi. Io lo so che quando vivi in un rapporto tossico ti sei abituato così un po' a camminare sulla punta dei piedi, a girare intorno, a non dire la cosa giusta, anche perché poi loro se ne accorgono. E come quando tu giri intorno? Questo vuol dire paura. Io lo so com'è quando vivi all'interno, quando vivi sotto un abuso. Ma bisogna smettere ad un certo punto a camminare in punta dei piedi. Bisogna smettere e ad un certo punto bisogna fregarsene. Stai nella tua verità perché starai sempre, ti troverai sempre nel giusto. Tu stai bene anche senza applausi, vero? Tu stai bene anche senza aver tutti i giorni riconoscimenti esterni. Non hai bisogno di essere validato dal mondo esteriore, vero? Non hai bisogno di questo tu. Non è certo che fa a tutti bene, ricevere dei complimenti, però non hai un bisogno così acuto, no? Come hanno queste persone, di essere sempre al centro dell'attenzione. Perciò per favore riflettici bene e orientati sulla tua strada, riorientati sulla tua strada. Non ce l'hai una tua strada? Beh, costruiscila allora.
Non ti deve nemmeno importare quando inizia a fare i paragoni, no? Perché ti deve provocare o in un modo o in un altro modo ce la deve fare, no? Per abbatterti. Non ti deve toccare. Non ti devono toccare queste dinamiche. Non ti devono assolutamente toccare perché tu conosci te stesso e continua a fare le cose come sai tu a farle. E se non stai dritto, se non lo so, fai sempre tutto alla perfezione, non importa, non importa, non importa il suo giudizio assolutamente. Vai e fai quello che puoi, come vuoi e come è meglio per te, soprattutto come è meglio per te. È importante che tu ti senta al tuo agio. Guarda in faccia la tua vita e costruisci il tuo futuro, costruisci e pensaci ai tuoi obiettivi da raggiungere. Vivi letteralmente la tua di vita. Un altro punto importante è proclama la tua indipendenza. Dichiara la tua indipendenza, la tua autonomia, anche perché io so che questo dettaglio va sottovalutato, va dimenticato per chi vive sotto un abuso, per chi vive un rapporto tossico, disfunzionale. Ci si dimentica di essere autonomi, di essere indipendenti, di avere le proprie opinioni, di dire la sua in pace e in libertà. Inizia a stilare una tua mappa verso la propria indipendenza, verso la propria autonomia. Ma che cavolo, non voglio fare questo, no, a me questa cosa non piace, no, stasera non vengo, no, questa cosa non fa per me. Inizia a dire no, no, non vengo perché stasera ho deciso di stare a casa, perché stasera ho da fare altro, perché voglio finire quel libro, che non vedo l'ora di arrivare a casa e leggere quel libro. Tutto qua. Quello che tu vuoi è quello che è più importante. Le tue priorità sono le tue priorità e le decidi tu. E tieni presente, non ti deve sconvolgere la sua disapprovazione. È scontato che non sarà contento quando tu inizi a mettere dei confini, quando tu inizi a dire no, non vengo, quando tu inizi ad avere un tuo pensiero e verbalizzare un tuo pensiero in piena libertà. È scontato, ma proprio il fatto che tu non sei sconvolto dalla sua disapprovazione, beh, questo ti rende libero, non sei più schiavo. Perché i tuoi pensieri contano. Che lo so com'è vivere magari, non lo so, all'interno di una famiglia tossica, se magari hai un partner tossico. Lo so com'è, perché magari non passano 3 giorni, non passa una settimana che non c'è uno spettacolo pietoso, che non c'è rabbia che spruzza da tutte le parti, su tutte le pareti della casa. E so com'è accontentarsi di quelle briciole di pace. Ma non bisogna, bisogna invece mettere dei confini, bisogna mettere dei paletti. Questo io non tollero, qua in questa situazione non ci sto. La mia relazione non deve essere così. Beh, se si supera quel confine, non mi trovi più. Nessuno, né genitore, né figlio, né marito, né partner, non so, amico, socio, capo, collega, non ti deve mancare di rispetto. Oppure, se lo fa, lo fa, ma si deve assumere le conseguenze, nel senso che non ci stai più in quel rapporto, nel senso che ci sarà una conseguenza da parte tua, non lo so, non sei d'accordo, non partecipi, non è negoziabile, non ti trova più a casa. Non adesso magari, non tra una settimana magari, non tra un mese, ma magari tra 3 mesi non ci sarai più lì, non ci sarai più lì a vivere in quella casa, in quell'ambiente tossico di lavoro. Funziona così. I confini funzionano così. I confini sono miei. Poi gli altri possono sorpassare o possono tentare di sorpassare i miei confini, ma sono io che poi mi assumo la responsabilità e so che sono io quella che sa se tollera o non tollera un certo comportamento. Sono io che do attenzione o non do attenzione a certi comportamenti, a certe provocazioni. Sono io che decido. Ma poi se sentono la tua titubanza, la tua ambivalenza, la tua insicurezza, la tua paura, se sentono la tua paura, quello
quando magari loro mettono in atto dei comportamenti, provocazioni, campagne diffamatorie, se sentono che questa cosa ti scombussola, ok? Beh, vuol dire che il messaggio che passa è questo. Tu sei capace a far sgretolare i miei confini, la mia sicurezza, la mia forza interiore. Ma lasciali abbaiare nei dintorni. Vedrai che non torneranno mai ad abbaiarti in faccia, perché staranno lontani, perché non riusciranno ad entrare nel tuo campo energetico. Ecco perché dico, hanno paura di te se tu metti in atto certi comportamenti, se tu ti arrobustisci, se tu lavori sulla tua autostima, se tu sai chi sei, se tu hai dei alti standard. Perché io capisco come ci si sente, no? Quando magari il narcisista o la narcisista magari è un familiare, è un collega di lavoro che magari, non so, abbraccia tutti, bacia tutti, fa rumore, no? E magari ti ignora, anche se magari tu sei il suo partner, oppure parlano bene degli altri, ma a te ti bacchetta e ti dice che non sei capace. Io lo so come ci si sente. Quando tu ti rendi conto e sei consapevole di tutto questo, non ti tocca più nulla di questa spazzatura, non ti tocca nulla di questo e non lo devi verbalizzare. Ecco, l'ultimo punto è questo. Non è che devi andare a dirgli, io so che sei un narcisista, io so chi sei tu. No, non bisogna orientare le tue energie là, non bisogna perdere il tempo in quella direzione, perché questo vuol dire non dare attenzione, ascolto a te, vuol dire dimenticare di te stesso, vuol dire dimenticare dei propri bisogni, della propria persona, quando ti orienti e ti focalizzi esclusivamente su quella persona. Non hai bisogno di dire che è uno stronzo, non hai bisogno di dire sì, lo so perché ti stai comportando così, sì, lo so, certo. No, no. È tutta energia sprecata. La tua energia deve tornare dentro di te, dentro di te. Anche perché poi tutto quello che vedi, baci, abbracci, belle parole, apprezzamenti di quello davanti a te, non c'è nulla di autentico in tutto questo. Perciò mantieni i tuoi standard alti, mantieni i tuoi confini ben chiari, limpidi, precisi, che non ti perdi nulla, non ti perdi nulla, anzi resta focalizzato su te stesso. Abbi ben chiaro quali sono i tuoi valori. Chi sei tu? Che cosa vuoi tu della tua relazione? Che cosa vuoi tu, raggiungere nella tua vita? Allora, in conclusione, che dire? Sii più occupato ad essere più che occupato di ciò che fanno gli altri, di ciò che dicono gli altri. E questo è il segreto, è questo che fa la differenza. Tu sai qual è il tuo valore? Il tuo valore è là dentro, è una cosa intima, non te la può rubare nessuno. Ma nessuno. Non ti devi mettere a confronto continuamente. Di no alle battaglie inutili. Anche perché le persone sane emotivamente, le persone autonome, indipendenti, non ascoltano questi ricatti, non scendono ai compromessi se vengono calpestati i propri valori. Perché la loro tale caratteristica sembra una minaccia agli occhi dei narcisisti. Semplicemente per il fatto che sono così, integri, senza paura, seguono la loro strada, vedono solo i loro obiettivi, si relazionano con leggerezza. E è questo che fa la differenza. E io davvero vi ringrazio e voglio concludere qua. Grazie davvero, noi ci vediamo al prossimo contenuto. Se vi è piaciuto lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale. Grazie.